L'Italia è la sesta nazione più ricca del mondo. L'Istat ha spiegato che siamo meno pessimisti e che una famiglia su due è soddisfatta e l'OCSE ha annunciato che il nostro paese è in ripresa. Buonasera Ministro Sacconi, Ministro del Welfare e Lavoro, e grazie per essere tornato da noi. Allora, oggi solo buone notizie. Ah, gli indicatori sono molti oggettivamente in favore di un paese capace di riprendersi. L'OCSE, che ha un indice complesso che segnala la capacità di crescita di un paese, ci considera in questo momento come il paese più performante, cioè che più manifesterebbe capacità di incremento della potenzialità di crescita. Dall'altra parte è vero questo sorpasso che si è verificato nell'ultimo trimestre con il Regno Unito, dovuto in parte alla discesa del Regno Unito per il venir meno di quella bolla finanziaria che ne aveva sostenuto la crescita. In generale, si guardi bene, i paesi con economia reale come Germania, Francia e Italia sembrano più capaci di riprendersi rispetto a quelli nei quali c'erano bolle immobiliari come la Spagna o finanziarie come il Regno Unito. Come la Gran Bretagna. Senta Ministro, ma se una famiglia su due si dice soddisfatta, significa che comunque la metà degli italiani non lo è. Ecco, questa ripresa riguarda... Anche lì vale in relativo, rispetto alla precedente rilevazione Istat, diminuisce la quota dei pessimisti. Cioè crescita della quota di coloro che sono invece più fiduciosi. Ecco, ma la ripresa futuro riguarderà anche quelli che sono meno soddisfatti? È a loro che ci dobbiamo dedicare soprattutto, tant'è che continueremo con modalità anche in parte nuove a sostenere il reddito di tutti coloro che sono costretti all'inattività nella crisi. Anche nella ripresa noi avremo una parte di lavoratori che purtroppo vedranno magari prolungato il loro periodo di inattività e probabilmente anche lavoratori che passeranno dalla cassa integrazione in attesa di ritornare al lavoro a una indennità di mobilità in uscita, ecco, perché partono le ristrutturazioni. Entreremo poi nel merito nel corso della trasmissione. Volevo salutare Massimo Franco, ben tornato, notista del Corriere della Sera. Cioè, ma alla fine il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto secondo te? Dipende da chi lo guarda. Se lo guarda il governo mi pare sia mezzo pieno, se lo guarda l'opposizione è mezzo vuoto. E se lo guarda invece, diciamo, la cosiddetta gente? Ma io credo che la gente lo stia guardando con molta attenzione e anche con un minimo di apprensione. Il governo sta facendo molto per calmare le paure, credo faccia bene da questo punto di vista, ma certamente l'impressione è che la crisi non sia finita, ma non perché qualcuno sia cattivo, ma perché effettivamente non si è ancora capito fino in fondo a quali conseguenze può portare sul medio periodo. Ecco, il ministro Sacconi dovrebbe presentare la prossima settimana un pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori con diverse novità e forse tra poco si andrà in tabaccheria per cercare e offrire lavoro. Subito dopo la pubblicità, restate con noi. Ministro Sacconi, lei dovrebbe avere pronto una sorta di mini pacchetto di interventi per i lavoratori che prevede tra l'altro un bonus in denaro per chi assume cassa integrati. Ci può spiegare di cosa si tratta? Nel prossimo periodo, nel prossimo anno, noi dovremo continuare a proteggere il reddito di coloro che saranno costretti all'inattività. E allo stesso tempo dovremo cercare... Facendo che cosa, scusi? Beh, gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo, come sappiamo, adottato misure straordinarie con quantità di risorse senza precedenti. Oltre 60.000 miliardi di vecchie lire nel biennio 2009-2010 sono stati messi a disposizione di forme di integrazione del reddito. E quindi vuol dire prolungare la cassa integrazione? Cosa vuol dire quando lei dice sostenere il reddito a chi è costretto in inattività? Vuol dire prolungare la possibilità di adottare provvedimenti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, forme di comunque di tutela del reddito, indennità una tantum per collaboratori a progetto, cioè
prorogheremo strumenti e in qualche misura anche cercheremo di renderli più flessibilmente adattabili alle diverse situazioni. E aumenterete anche l'indennità per i co-co-co, quindi per i precari che perdono lavoro? Stiamo valutando, le misure sono all'esame in questo momento, quindi non sono ancora definitive. Certamente vogliamo rafforzare il grado di la capacità di proteggere il reddito e allo stesso tempo però accompagnare quanto più le persone dall'inattività ad una forma di attività, che può essere prioritariamente il lavoro auspicabilmente, ma anche una forma di apprendimento, di formazione che sia davvero utile, che si svolga cioè in ambienti produttivi, che sia la premessa per poi poter anche riavere un lavoro. Ma ne parlerete la prossima settimana in Consiglio dei Ministri? Ne parleremo nei prossimi giorni, no? Stiamo valutando un insieme di misure lungo l'iter dei provvedimenti di bilancio, ma entro l'anno credo che queste misure dovranno essere adottate. Vedremo le forme e i modi, non sono ancora definiti.